E allora signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario, detto il Darion, e questo è il video delle pagelle di Napoli-Genoa 1-1. Buona domenica a tutti quanti. Una domenica, ormai le domeniche da un bel po' di settimane sono condite da tantissima rassegnazione verso quello che sta succedendo, almeno da parte mia. Quindi, almeno da parte mia, sto vivendo questo finale di stagione con molta più leggerezza e meno incazzatura, ecco, perché tanto tu dici no, una volta raggiunta la rassegnazione non puoi far altro che aspettare inerme il finale e sperare in un futuro radioso, almeno questa è la speranza almeno da parte mia. Quindi facciamoci queste pagelle. Prima di cominciare però mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, iscrivetevi, perché qua se non ve lo dico non lo fate, quindi fatelo, è tutto gratis, cliccate poi la campanella. E detto questo, partiamo subito. E cominciamo ovviamente da Meret. Meret per me si prende 6 e mezzo. Ragazzi, Meret non ha fatto tantissimi interventi, però due su Retegui sono secondo me stati decisivi. Retegui due volte nel primo tempo va a colpire di testa, e in entrambe le volte Meret diciamo, ha risposto presente, ed eravamo sullo 0-0, quindi ha fatto due parate che sono comunque state decisive ai fini del risultato. Poi sul gol, secondo me, non ha nessuna colpa, quindi io un 6 e mezzo glielo do. Ha fatto il suo, ecco, quando è stato chiamato in causa, ha fatto il suo. Mazzocchi 6, Mazzocchi 6, la solita grinta, la solita voglia, è comunque il giocatore a oggi quello che più ci mette la voglia e la grinta nel Napoli. Dal punto di vista offensivo non ha creato tutti questi grandi pericoli, zero passaggi chiave. Cross fatti 3 però andati a buon fine 0, questo è un buon dato, un po' così e così. Difensivamente ha fatto il suo. Senza infamia e senza lode, 6. Østigard ragazzi 5,5, 5,5 perché Østigard ha perso il duello con Retegui, per due volte si è fatto battere appunto nel duello aereo con Retegui, per due volte ha portato Retegui al tiro in porta. Gioca soltanto 45 minuti e in questi 45 minuti si fa abbondantemente sopraffare da Retegui, partita insufficiente perché il duello con la punta avversaria l'ha perso. Rachmani 6, Rachmani ragazzi ha fatto una partita anche lui nella media. Dal punto di vista dell'impostazione, Rachmani sono un bel po' di partite che sta facendo molto bene, 105 passaggi fatti bene su 113, 121 tocchi e se non sbaglio è il secondo per tocchi fatti. Sì, è il secondo, 121 ragazzi, cioè con Mazzarri abbiamo capito una cosa: i difensori fanno almeno 100 tocchi a testa, sono sempre quelli che toccano più palloni, e diciamo che non è proprio un dato positivo. Comunque, sull'impostazione molto bene, palle lunghe ragazzi fatte bene 19 su 20, quasi tutte, quindi dal punto di vista dei passaggi perfetto, quasi. Non mi è piaciuto tantissimo nel posizionamento. Se voi vi vedete il secondo tiro di testa di Retegui, con la sua posizione, diciamo, secondo me sbagliata, porta Østigard e Mazzocchi a scalare di posizione. C'è Rachmani che non si sa dove sta, che marca il vuoto. Poi c'è Østigard che deve andare a marcare Retegui perché Rachmani non lo sta marcando, e quindi va Østigard. Mazzocchi deve marcare Gudmundsson perché Østigard è andato a marcare Retegui, e poi c'è sotto Sabelli, e in teoria lì ci sarebbe dovuto essere Mazzocchi. Quindi nella seconda occasione di Retegui, secondo me Rachmani, diciamo, col suo posizionamento sbagliato, porta tutti gli altri a scalare. Poi per il resto, cioè, solo questo mi viene da dire negativamente su Rachmani. In un paio di occasioni è anche andato nell'area avversaria a buttare dentro dei palloni, quindi la sua partita tutto sommato per me è positiva. Di Lorenzo 6, anche lui partita diciamo nel complesso positiva. Ragazzi, io su Di Lorenzo, cioè, lo ripeterò fin quando non lo vedrò, deve riposare. Io veramente non capisco, cioè Di Lorenzo è talmente indispensabile che questo non è degno di fare una partita 45 minuti in panchina. Cioè, quando ho visto il Napoli prendere Mazzocchi, speravo in me, cioè dicevo, oh lock, abbiamo preso il vice di Lorenzo. Con tutto che abbiamo un Mazzocchi, lo
lo si fa giocare comunque a Di Lorenzo. E ragazzi, cioè, Di Lorenzo ormai sono, non so più quante partite sono che continua a fare degli errori. Anche ieri ne ha fatti qualcuno, anche lui nell'occasione dei colpi di testa di Letegui, un posizionamento che tu dici, ma che sta a fa? Che sta marcando l'aria? Però diciamo che ieri si salva con il suo contributo in fase offensiva, perché comunque l'assist che porta al gol di Ngonge è suo. Ha messo poi un altro paio di potenziali assist durante la partita, quindi il suo contributo in fase offensiva supera quello in fase difensiva, e per questo motivo gli do il 6. Però lo ripeterò fino all'infinito, finché non lo vedo, una partita di riposo a Di Lorenzo, fategliela fare. Lobotka, 6,5. Lobotka, il solito Lobotka, ragazzi. Anche ieri a una certa si è dovuto prendere il centrocampo tutto sulle sue spalle. A un certo punto dribblava, si portava la palla davanti da solo. Cioè, certe volte ha dovuto fare delle azioni in solitaria per portare avanti sto pallone, perché altrimenti nessuno si proponeva per avanzare. Quindi ha dovuto fare da solo. Sui passaggi, come sempre, quasi perfetto. 73 fatti bene su 79. Ha provocato due potenziali assist. Quindi la sua partita l'ha fatta. Anzi, ha fatto anche quel qualcosa in più che dovrebbero fare i suoi compagni, e che sta diventando purtroppo una costante. Ecco, quindi 6,5 io lo diamo. Anguissa, ragazzi, 5. Anguissa 5, anche lui lo voglio vedere in panchina. Lo voglio vedere in panchina, non soltanto perché anche lui lo vedo un po' fuori forma, un po' stanco, ma su Anguissa, in Anguissa vedo anche un pizzico di svogliatezza. Sul primo colpo di testa di Retegui, la palla per Retegui da dove arriva? Sulla fascia sinistra del Genoa, quindi arriva da Martin. Se voi vi vedete l'azione, è Anguissa che doveva occuparsi di Martin, e vedete da parte di Anguissa un pressing moscio, cioè a una certa. Non si fida manco più di correre e di bloccargli il cross. Ok, quindi la prima occasione di testa di Retegui arriva da un mancato pressing di Anguissa su Martin. Il gol che prendiamo è colpa di Anguissa, perché l'uomo se lo perde. Cioè, Frendrup doveva essere marcato da Anguissa. Cioè, lo si vede proprio chiaramente. Nel primo tempo Anguissa fa quel tiro da fuori area, che diciamo è l'unica grande occasione pericolosa che ha fatto il Napoli nel primo tempo, e poi nel secondo tempo fa un colpo di testa sul calcio d'angolo che va sopra la traversa. Questa è stata la partita di Anguissa. Per me gli errori in difesa sono stati più pesanti degli errori fatti in fase offensiva, quindi per questo motivo gli do un voto negativo. E anche qui, lo ripeto, lo voglio vedere in panchina, perché Anguissa è un mix tra stanchezza, confusione tattica, che quella è un po' una costante per tutti i calciatori. E poi io in Anguissa purtroppo ci vedo anche un po' di svogliatezza, è come se certe volte si scocciasse proprio di giocare. Quindi io anche lui lo voglio vedere in panchina. Traoré 6. Traoré mi è piaciuto. Ha giocato solo una cinquantina di minuti. Vabbè, era nella logica delle cose, anzi 59, quindi ha giocato fino a quanto, diciamo fino al massimo, perché Mazzarri ci aveva parlato massimo di 60 minuti. Ragazzi, Traoré in questi 60 minuti mi è piaciuto. Si vede proprio che ce l'ha giocata in avanti, cioè era l'unico, era uno dei pochi che passava il pallone in avanti, che verticalizzava. Poi si è buttato tanto in avanti, riempiva bene l'area, faceva dei movimenti senza palla importanti, però è stato poco servito. In un paio di occasioni poteva anche andare al gol, quindi per me la partita di Traoré è stata sufficiente. Qualche sbavatura, però lì, ragazzi, è normale, perché deve riacquisire la forma. Per essere la sua prima partita dopo tanto tempo di inattività, ci siamo. A me è piaciuto. Vorrei vederlo più spesso in campo, e anche perché l'ho preso al fantacalcio, quindi dovete farlo giocare. Politano 5,5, ragazzi. Politano sta tornando, il Politano che tutti noi ricordiamo, cioè quel giocatore che non dico che quasi non si vede, però veramente fa poco o nulla. Non ricordo grandi cose di Politano, giusto un tiro dopo quel passaggio di Kvara in mezzo all'area dove passa la palla sotto due o tre gambe di due o tre giocatori. Poi per il resto non ricordo niente. Kvara, ragazzi, cioè, Kvara per me è il migliore in campo, 7,5. Io veramente provo una pena per questo ragazzo che voi non avete idea. Cioè, vaga nel deserto, una luce in mezzo all'oscurità. Cioè,
Cioè, se non fosse per Kvara, ragazzi, noi non arriveremmo mai nell'area di rigore avversaria. Un paio di tiri, un paio di assist, viene ormai bullizzato da chiunque lo affronta. Cioè, ieri, ragazzi, Kvara che fa vedere il livido sul fianco e viene ammonito per le proteste, mentre quelli che provocano il livido, zero. Cioè, proprio zero protezione per sto ragazzo, zero protezione. In un universo parallelo vorrei tanto vedere questo stesso trattamento di Kvara se fosse un giocatore dell'Inter o della Juve. Comunque, lasciamo stare. Ragazzi, Kvara è l'unico cristiano che crea pericolosità davanti. Cioè, secondo me sta anche migliorando i numeri dell'anno scorso dal punto di vista della produzione offensiva. Io mi immagino Kvara nelle mani, che ne so, di un italiano, di un Thiago Motta, ma anche di uno Juric, cioè qualcuno che sa fare l'allenatore, anche un Pioli. Mi immagino che vada in mano a sti allenatori e sorrido. Ecco, quindi veramente una pena per sto ragazzo, che voi non avete idea. 7,5, perché è l'unico che veramente senza di lui non vedremmo mai la porta avversaria. Simeone 5,5, ragazzi. Simeone anche lui. Cioè, ormai ho perso il conto delle occasioni da rete che sbaglia. Ne sta sbagliando veramente una partita. Siamo arrivati a un punto che manco più gli arrivano i palloni, perché lui gioca 75 minuti, ragazzi, fa 17 tocchi, cioè un tocco ogni 4 minuti più o meno, che vuoi commentare? Cioè, non gli arrivano i palloni, e quelle poche volte che gli arrivano lui li sbaglia. Abbiamo un gioco dove il centravanti non viene valorizzato, non gli arrivano le palle, quindi puoi prendertela con lui fino a un certo punto. Per quanto riguarda i panchinari, Nathan 5,5, Nathan entra al 45esimo e nell'occasione del gol della Genova lui, diciamo, è colui che innesca il gol del Genova, perché va a marcare alto Retegui. Poi, ragazzi, cioè, se voi vi guardate l'azione del gol del Genova, a parte che tutti quanti ormai, cioè il Napoli quando perde palla non fa altro che scappare all'indietro, cioè non vedete mai una riaggressione sul portatore di palla. Non vedete mai magari un difensore che spezza la linea, vanno tutti all'indietro. E Nathan a un certo punto si perde totalmente, Retegui, e continua a scappare dentro la sua area di rigore. Intanto Retegui si è anzi Messias, era Messias. Messias si ferma, o forse era Retegui, o comunque il giocatore del Genoa. A un certo punto si ferma e intanto Nathan continua a scappare all'indietro e si crea la voragine tra lui e l'attaccante. Gonge 6 e mezzo e fa il gol. Sto ragazzo anche lui, cioè, perché non mettiamo Gonsiu ogni tanto anche titolare dal primo minuto? Per me in questo momento lui è meglio di Politano. Da arma in corso, dal jolly offensivo da mettere nel secondo tempo, si sta comportando benissimo da quando è arrivato, e quindi 6 e mezzo. Lindstrom 5 e mezzo, perché Lindstrom comunque una mezz'oretta l'ha giocata, però in questa mezz'oretta, diciamoci la verità, ragazzi, cioè non ha fatto, non dico non ha fatto niente, però ha fatto veramente pochissimo. Nistrom è un altro problema da risolvere, cioè anche lui mi piacerebbe vederlo un po' di più, non fargli fare scampoli di partita. Ieri Nistrom ha giocato praticamente trequartista barra ala destra, si scambiava con Gonge. Ogni tanto Gonge stava sulla destra e Nistrom al centro, ogni tanto Lindstrom sulla destra con Gonge sotto punta. Quindi diciamo che lui in questo momento è quel giocatore che sulla tre quarti spazia un po' su tutto il fronte, anche se a detta di Mazzari in conferenza stampa Lindstrom sulla destra lo convince poco, eppure lo mette lì. Quindi è uno che comunque in questo momento non ha una collocazione, quindi gioca un po' ovunque. Secondo me così non fai altro che confonderlo, dico la verità. Cioè, decidi una zona precisa del campo. Hai detto che fai il vice Kvaratskhelia. Bene, allora, nel secondo tempo, come hai fatto col Verona? Cioè, preferisco l'opzione del Verona, cioè lo metti a sinistra con Kvara al centro e Gonge lo lasci a destra. Potrebbe essere questa la soluzione per il momento. Poi abbiamo Olivera che si prende 6. Ragazzi, Olivera è quello che innesca il gol di Gonge, perché il cross, lui fa un cross sulla fascia sinistra, sovrapposizione esterna, Kvara gli passa il pallone, Olivera fa il cross di prima che va a tagliare tutto il campo e va, arriva dall'altra parte per Di Lorenzo, che di testa poi la mette su un Gonge per il gol. Quindi il gol nasce da un cross di Olivera e quindi si prende il 6. E poi, ragazzi, Raspadori senza vuoto. Raspadori, vi dico quanti palloni ha toccato. Ha giocato 15 minuti e ha toccato 9 palloni.
a testimonianza che il gioco di Mazzarri non valorizza le punte. E qualcuno, cioè, sento tanta gente dire: vedrete quando tornerà Osimhen cambierà tutto. Voglio proprio vedere. Intanto i centravanti con Mazzarri hanno fatto in tutto 2 gol da quando è arrivato. E arriviamo a Mazzarri, che per me è il peggiore in campo, ragazzi, si prende il treno. Io mi rifiuto di ascoltarlo, cioè veramente la conferenza stampa di post partita, un uomo proprio, non manco più in confusione, un uomo fuori dalla realtà, un uomo che vive un mondo tutto suo. Devo sentirmi dire da Mazzarri: abbiamo fatto il 77% di possesso palla, abbiamo creato tante occasioni per sbloccarla, alla prima occasione, al primo errore prendiamo sempre gol. E poi dice: per fortuna abbiamo un grande pubblico che ci ha aiutato a pareggiare. Che vuoi dire? 77% di possesso palla, per come viene sfruttato, lo puoi usare solo in un modo, però preferisco non dirlo. Per me le palle gol sono il tiro di fuori d'Anguissa e gol di Gonsci. Per me tutte le altre sono azioni, sono tiri telefonati. Non mi dimetto perché sapevo le difficoltà. Dimenticate che anche Garcia non era l'ultimo arrivato, e se era in difficoltà pure lui, ha avuto difficoltà Garcia, e quindi può averle anche Mazzarri. Cioè, Mazzarri in teoria era venuto per sistemare i problemi di Garcia. Cioè, lui quando arrivò disse: sono venuto qui per dare una mano. Purtroppo la mano la stai dando, anzi ci stai ulteriormente affossando. Ecco, quindi, ma poi giustamente, ragazzi, ma perché dovrebbe dimettersi? Cioè, perché dovrebbe rinunciare agli ultimi soldi che prenderà da allenatore in carriera? Cioè, penso che ormai siamo tutti d'accordo che questa sarà l'ultima esperienza di Mazzarri da allenatore, o quantomeno da allenatore di un certo livello, perché dopo l'esperienza che sta facendo qui a Napoli, io credo che già tanto si riesce a trovare una panchina nella Serie B egiziana. Ecco, quindi questo è. Quindi, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti. Ditemi le vostre pagelle nei commenti, ditemi il vostro peggiore in campo, il vostro migliore in campo. Noi ci vediamo alla prossima. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è totalmente gratis. E poi attivate anche la campanella per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo alla prossima. Mercoledì ci divertiamo. A detta di tanti, mercoledì sarà l'ultima partita di Mazzarri sulla panchina del Napoli. Vediamo. Io, in attesa di mercoledì, penso mi farò un viaggio a Medjugorje. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Sempre e comunque, forza Napoli, ragazzi. Resistiamo altri 3 mesi. Purtroppo l'agonia deve durare ancora 3 mesi. E poi a giugno si resetta tutto. E si spera veramente che questa annata sia stata soltanto un caso.